ESP. Questa sigla viene usata come abbreviazione di Extrasensory Perception. Significa la capacità di avere percezioni senza l'ausilio dei sensi. Qui Croiset. Signor Croiset, buongiorno. Buongiorno, signora Lac. Sto partendo. Via? Sì. Mi abbandona, signor Croiset. Ma per poco torno presto, signora. Ha ragione. In questi ultimi mesi io l'ho importunata molto al telefono. Ma no, ma non lo dica nemmeno per scherzo. Quando mi alzo, dico, adesso chiamo il signor Croiset e faccio quattro chiacchiere con lui. E fa bene, signora. La noia a parlare sempre di mio marito, che non è più con me. Dopo 20 anni di matrimonio se n'è andato via. Ma non ci pensi più, signora. Se una persona non ti interessa di conoscerla dentro, allora quando parte e te la seppelliscono in un paese straniero, allora l'hai proprio persa, completamente. E rimani come una scatola vuota, una scatola di latta che arrugginisce. I rumori esterni rimbombano sulle pareti, ma la scatola è vuota. Come la mia casa di vedova senza figli. Lo sa che non ho voluto figli da Arturo? Ma non voglio più vivere nel vuoto. Non mi sono mai voluto impegnare con nessuno e ecco il risultato. Le è mai successo di fare terribilmente del male a qualcuno per non voler impegnare niente di se stesso, signor Croiset? Non è mai successo di far del male a qualcuno soltanto negandosi, signor Croiset? Veramente non capisco, signora Lac. Gerard! Certo, signora Lac. Certo, signora Lac. Ecco qua. Ti ho messo il vestito scuro per Verona. Sì, Croiset qui. Pronto? Ah, pronto. Buongiorno, professore. La sto chiamando da una decina di minuti, che era... Era una cliente, professore. Mi distrasso con i problemini delle donnette. Al telefono sempre occupato. No, non mi distrago. Professore. Sì. Ho avuto delle impressioni, delle immagini nuove. Ne parliamo dopo, Croiset. Volevo dirle che dobbiamo anticipare la partenza. Mi ha telefonato adesso il professor Baloiser. Ci aspettano stasera. La previsione per l'esperimento di Verona deve farla a Norimberga. Norimberga. Si prepari. Passo da casa e poi vengo a prenderla. Quando arrivo, le do un colpo di clacson. A fra poco. A fra poco. Eccomi, professore. Buongiorno.
centro di esperimenti d'Italia, signor Croiset. Sì, a Bologna. È venuto molto male, però. E come mai? Non lo so. C'era una tale confusione. Se qualcosa non va al vostro esperimento, da cosa dipende? Può darsi che sia la tensione. Poi, certe volte io vedo delle cose delicate. Delle cose delicate, compromettenti per la persona bersaglio. E allora preferisco tacere. Questa volta è più tranquillo? Sì, direi di sì. E allora ritiene di riuscire veramente a vedere in anticipo quello che succederà a Verona? Lo spero, soprattutto per lui. Quattro cento. Caterina. Grazie. Ricorda che su Norimberga ho fatto la mia prima previsione. Sì, grazie. E non le sembra strano? Venga. Che stasera debba fare proprio là un'altra previsione. Mi dispiace di andare a Norimberga. Quando i nazisti mi arrestarono per quella previsione, mi accusarono di disfattismo. Non volevano credere che io avevo visto il processo e le forche che aspettavano i loro capi. Allora avevano la guerra lampo in testa. Salvato grazie alla prontezza di spirito di mia moglie. I nazisti vennero una sera a casa mia con l'ordine di arrestarmi per attività illegali contro le forze di occupazione. Dov'è suo marito? Dove andarono a mia moglie? E lei mostrò di cadere dalle nuvole. Ma lo avete già arrestato a Rotterdam. E così, prima che loro avessero controllato gli scaffali di Rotterdam, io potei raggiungere con un passaporto falso la casa di campagna di un mio amico. Altrimenti forse ci saremmo incontrati a Dachau. Eccoci siamo, Norimberga. Thank you.
in Deutschland werden Nationalsozialisten. Nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenossen. Die Juden ist uns verunterfallen mit Leiern. Gerard, facciamo tardi. Gerard. Professore? Buonasera, come sta? Oh, il famoso Crosby. Era da tanto che aspettavo di conoscerla. Sono Marta Grossi, le porto i saluti del dottor De Rossi di Verona. Ma prego, accomodatevi. Grazie, professore. È stato faticoso il viaggio? No, ma un po' lungo, professor Valois. Perché non vi fermate a Norimberga stanotte, dopo la previsione? Potreste ripartire domani mattina? No, sono impaziente ad arrivare a Verona. È come se qualcuno mi stesse aspettando. Ma certo che la stanno aspettando. Il dottor De Rossi sta organizzando la seduta in una sala del Museo di Storia Naturale. E dunque ci saranno sedie per 36 invitati, signor Croiset, e disposte in file di 6. Il numero degli invitati comunque sarà superiore a quello delle sedie e verranno estratti a sorte i posti a sedere. La sua dichiarazione verrà registrata e poi dattiloscritta, quindi chiusa in busta e sigillata. Vuole scegliere la sedia, signor Croiset? La scelga lei, professor Valoiser. Deve sceglierla lei. Questa volta non voglio essere io a fare questa scelta. Beh, diciamo la quarta da sinistra della terza fila. Essere scelta. Hai i capelli castani? Cosa indosserà dopo domani sera? Una sottana scura e una camicetta. Una camicetta chiara
Sì, adesso la vedo benissimo. È una camicetta chiara. Ha avuto un'emozione molto forte. Sofferto durante la guerra? Un uomo che ha molto sofferto durante la guerra. Vedo un accendisigari. Una forte emozione causata da questo. Io quegli occhi che piangono li ho già visti. Si è detto tanta pena e paura. Ma paura di chi? Stanchissimo. Non vedo più niente. Mi occupo io, professore, di trascrivere le previsioni per la serata di Verona. Bene. Sei così stanco perché non partite con noi domani? No. Già. Vuole fermarsi lungo la strada ad Dachau. Ad Dachau? Sì, ad Dachau. Gerard. Lascia che ti tocchi la mano, Gerard. Perché hai paura di parlarmi? Io non ho paura. Vieni qui. 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 Lo sai che non si può. Ognuno deve pensare a se stesso. Qui.
Ti prego. Meno ci conosciamo e meglio è qui dentro. Meno parliamo e meglio è qui dentro. Che le succede, Gera? Andiamo via di qui, professore. Non entra. No. Quel cancello, professore, non me lo ricordavo più. Mi ha fatto paura. Mi ha fatto paura come 30 anni fa. Isabel, che vigliacco sono stato, e anche adesso, anche adesso. Era con lei qui a Dachau? È morta, credo. Non me la sento di rivedere quel muretto. Quell'angolo della baracca dove si appoggiava la sera prima di andare a dormire. La conosceva bene? Non l'ho mai voluta conoscere. Quanta gente perdiamo per egoismo, per vigliaccheria. Quanta gente ci siamo limitati a vedere nella nostra vita. Conserviamo nella nostra mente immagini sbiadite come in una scatola arrugginita. Abbiamo mai parlato della signora Lack, professore? Beh, da ieri non faccio che pensare a lei. Vede, la signora Lack è una rispettabilissima persona. E io oggi mi sono accorto che le somiglio. Molto. A Dachau sorgeva uno dei più terribili campi di concentramento per lo sterminio degli ebrei. All'ingresso, come per la maggior parte dei campi, era posta la macabra scritta Arbeit macht frei. Il lavoro rende liberi. No, basta, basta! Non hanno altro da trasmettere. E tu perché accendi il televisore anche a quest'ora? Dove vai? In camera mia. Non era meglio se andavi a scuola? Ho detto che c'è compito, mamma. Sempre di testa tua, tu. Come tuo padre. Lascia stare papà che non c'è più. Rita, ma che cos'è da un po' di tempo? Niente. Ma come niente? Sono stata ragazza anch'io, puoi dirmi tutto, sai? Niente, mamma, niente. È la prima parola che hai imparato a dire. Né, né. Niente, niente. A 2 anni la ripotiego di momento. Tuo padre è stato un uomo in gamba, ma non era mai sicuro di nulla. Non era colpa sua. Oh sì, certo. Ma non ha mai fatto niente perché chi gli stava insieme non si sentisse sempre in colpa, come lui. Non era facile vivere con uno che sciupava tutte le occasioni. Io, tuo padre, gli ho voluto bene. Lo so. Non era colpa sua se ti faceva soffrire. Sono imbarcata, mamma. Cioè? Ho preso una cotta, non mi va male. E quel signorino del telefono? Quello che non trovi mai? Non è niente. È che io mi impegno sempre troppo. Ce l'hai qui?
Oggi non conta niente averlo lì, sai? Cioè, è tutta un'altra cosa. È una cosa seria? Per me è sempre tutto serio. Poi non è neanche questione. È che è così, sono fatta così, sbagliata e basta. Io non riesco mai ad attaccare con nessuno. Ho sempre paura che mi rinfacciano qualcosa. Cosa? Non lo so, questo è il guaio. Mi porto dietro una specie di ansia. Qualcosa che mi rende antipatica alla gente. Non è vero, stai carina. Ma sì che è vero. Sono sicura che c'è qualcosa che non va. Non leggo, la colpa è mia. Se uno non ingrana col prossimo, la colpa è sua, io lo so. Ma perché non la smetti di pensare a quello là? No, ma non è soltanto questo. Non è solo per Giulio. È tutto. È tutto che non funziona. Gli altri non mi capiscono. Forse perché sono io la prima a non comprendermi. Ma non tornare sempre su questi discorsi. Sei proprio uguale a tuo padre. Tu perché me lo dici ogni volta? Perché mi fai sentire una specie di brutta copia di papà? Riz, io voglio essere me stessa, voglio farcela da sola. Sono stufa di sbattere la faccia contro un muro. Io devo smetterla di prendermela sempre con me stessa. Che ore sono, Gerard? 10:30. Tra poco saremo in Italia. Ieri, mentre eravamo a Norimberga, io mi sono detto: ma che serve che una certa persona vada a finire su quella sedia? Che senso ha? Ma questi esperimenti ci aiuteranno a capire meglio domani i meccanismi della mente, le possibilità che la mente ha di cogliere ciò che non si è ancora avverato. È la prova più ambiziosa delle sue facoltà. Ma questa è la scienza, professore. Ma non è il solo punto. Io ho fatto una previsione. Io ho descritto una certa persona con una certa camicetta, ho detto che cosa ha in casa, cosa c'è nella sua vita, eccetera, eccetera. Poi ce la vediamo apparire davanti. E ci limitiamo a congratularci con noi stessi, perché avevamo previsto esattamente l'aspetto, l'abito, l'intonazione della voce, e non riusciamo a fermarci 5 minuti, a scambiare 4 parole, sentire se è contento, se sta male, se possiamo fare qualche cosa per lui. Ma dico così, noi rischiamo di accumulare attorno a noi solo immagini destinate a sbiadire subito e a lasciarci completamente vuoti. E allora questo si potrebbe collegare con quello che ha detto la signora Lacke. Quello che accadrà stasera qui a Verona è molto importante. L'esperimento potrebbe avere un grande rilievo se riuscisse. Sia tranquillo, professore, riuscirà. Permette? Può rispondere lei, professore. Sì? Lo passi pure. C'è il dottor De Rossi in linea. Vengo subito! Pronto? Buongiorno, dottor De Rossi. Sì, sono io. Bene, dottore, e lei? Sì. Sigillata, sì. L'aprirà lei stasera. Sì, è qui. Buongiorno. Sì. Sono molto lieto di essere qui a Verona. Sì, sì, sì. Come? No, ma io vorrei uscire, fare un giro, vedere Verona. Ma non potete relegarmi in albergo tutto il giorno. No, ma io non ho paura dei miei critici, dottore. E va bene. Sì, sì, va bene. Allora, più tardi. Arrivederci. Devo stare in albergo fino alle 7 di stasera. A quell'ora verranno a prenderci per la cena e poi andiamo al museo.
E io fino alle 7 di stasera sono consegnato in albergo. Ha paura che mi compri qualcuno per l'esperimento della sera. Lo vede, professore, io quella ragazza la vedo in un modo così confuso. Come se mi volesse sfuggire, oppure come se non riuscisse ad essere accolta a causa di un grave complesso di colpa. Sono stanchissimo. Si riposi un po', Gerard. Abbiamo ancora tempo. Un paragnosta, se non sta attento, corre il rischio di essere scambiato per quelli che stanno sempre alla finestra e imparano i nomi dei passanti e conoscono i loro fatti attraverso le chiacchiere dei vicini, senza degnarsi mai di scendere un momento in strada a parlare con loro. A Dachau, Isabel moriva lentamente e cercava di aggrapparsi a me. Aveva bisogno d'affetto, ma io avevo paura e la evitavo. Sapevo che le SS non perdonavano se un uomo si avvicinava a una donna. E così io l'ho respinta. La ragazza di Verona, dov'è? Ma perché deve ricordarmi sempre Isabel? Chi è veramente? Quanti capelli ci vogliono, secondo te, per fare l'ombra sul muro? 865. Ma questo qui mi è già successo. Cosa? Questo qui, adesso. I capelli, le parole che mi dici tu. Anche a me capita spesso. Sì. Ecco, vedi, è un vero disastro. Quando succede, uno ha la sensazione di essere imbrogliato. Come quando si entra in un cinema senza guardare i cartelloni e ti accorgi che il film l'hai già visto. Se il film è triste, poi sei fregato due volte. Tu credi che io sia proprio cotta di Giulio? Boh. Tu, Giulio, come lo vedi? Beh, non saprei. Mica male. Sai che tipo sono io. Prima lo prenderei a schiaffi e poi vado anche a cercarlo. Sono un disastro. Vorrei essere morta. Ma va. Non dire scemenze. E Giulio lo sente e si secca. Ma sì, succede anche a me qualche volta. No, questa faccenda viene da mio padre. Lui sciupava tutte le occasioni di felicità, finendo con scioparle anche agli altri. Io sono come lui, Armanda. Giulio se n'è accorto fin dal primo momento. La colpa è stata mia. Soltanto mia. E così lui mi snobba e io lo perdo. E mi rimane soltanto questo desiderio di averlo qui. Per dirgli che gli voglio bene, ma non ci posso fare niente se poi finisco per seccarlo. E mi rimane un desiderio di... Anche il desiderio di non vedere più nessuno,
di non parlare più con nessuno. Neanche con te, Armand, scusami. Chiudermi in camera mia e guardare il soffitto. Sola, egoista. Ricordandomi appena che esistono delle persone fatte così e così, col viso, i capelli, i gesti degli amici, ma muti. Come immagini di qualcuno che non esiste più, che non ti tocca più. Non ti fa soffrire, né ti porta felicità. Con una scarpa così nessuno se ne accorgerà. Se no, metti quelle blu. Ma con la sottana nera fanno benissimo, no? No, ci vogliono scarpe di vernice nera. Bene, le hai. Dove vai stasera? Non lo so. Se vai a ballare è meglio che finisca di scassare le scarpe nere, no? Potrei anche andare al cinema. Ciao Armand, vieni, vieni, vieni qua. Ciao, ciao. Se andate a ballare non fate tardi. Carino, ti piace? È tuo. E che me ne faccio? Mica fumo. L'avevo comprato per Giulio, ma ormai non serve più. Senti, stasera potremmo andare anche qua. Che cos'è? Due biglietti per una seduta al Museo di Storia Naturale. Me li ha dati il papà che non può andarci. Seduta di che? Parapsicologia. Che giornata cretina, Armanda. Mi sembra di avere 80 anni. I numeri, prego. Bene. Bene. L'avete tirato a sorte il numero? Bene. Signori e signori, per favore, gli invitati sono pregati di sedersi sulle sedie indicate dai numeri estratti a sorte all'entrata. Grazie. Il tuo posto è quello là. Hai detto che c'è? Ma non c'è solo lui. Guarda. No, qui davanti non mi va. Andiamo in quei due posti vicini. Dai, vieni.
signori, permettetemi di presentarvi il nostro ospite. Anzi, i nostri ospiti. Il direttore dell'Istituto di Parapsicologia nell'Università di Stato di Utrecht e il signor Gerard Croiset. L'esperimento che si faranno questa sera ha un precedente storico. È stato ideato dal dottor Rostin nell'ottobre del 1926 ed eseguito per la prima volta a Parigi nell'Istituto Metapsichico di Francia da Pascal Fortuny, uno dei più grandi sensitivi del mondo. Questa sera vi riproponiamo l'esperimento qui, l'esperimento a sedia vuota, avendo qui con noi un sensitivo della capacità di Gerard Croiset. Alla fine potrete porre le domande, fare le osservazioni che più riterrete opportune. Ma prima di cominciare è necessario che io vi dica che cos'è un esperimento a sedia vuota. Alcuni giorni prima, in una località lontana da quella dove avviene l'esperimento, si tiene una riunione in cui il paragnostico fa la sua previsione. Dice cioè chi siederà su una certa sedia in una data sala. Può scegliere lui la sedia, ma questa volta il signor Croiset ha preferito che fossero altri a farlo. Il sensitivo, nella previsione, dà una descrizione della persona che secondo lui siederà su quella sedia nella riunione stabilita, durante la quale ogni invitato estrarrà a sorte il posto che dovrà occupare. La persona che siederà su quella sedia confermerà o no se le previsioni sono esatte. E naturalmente anche tutti gli altri presenti possono testimoniare. Ecco, è tutto qui. Previsione fatta dal signor Gerard Croiset, olandese, per la serata di Verona fissata nella sala del Museo di Storia Naturale alle ore 21 di sabato 3 marzo. Oggi, 1 marzo, ore 22, a Norimberga. Pregherei qualcuno dei signori che è in piedi e che perciò non fa parte dell'esperimento della sedia di venire qui per controllare la lettura che io farò delle previsioni del signor Croiset. C'è qualcuno? Prego, la busta è sigillata. La sedia scelta per la previsione di Croiset è la quarta da sinistra in terza fila. Vuole alzarsi, signorina, per favore? La signorina era seduta nella quarta sedia da sinistra, per chi guarda, della terza fila. Signori, la previsione a sedia vuota del signor Croiset, fatta l'altro ieri a Norimberga per questo esperimento, prevedeva in questo posto proprio una ragazza, dai capelli castani. Ed ora non ci rimane che verificare se le altre impressioni del signor Croiset corrispondono. Veste una sottana scura ed ha una camicetta chiara. Esatto. Questa ragazza sta di casa di fronte a un parrucchiere. Il suo appartamento è sito al quarto piano sulla parte destra guardando davanti alla casa. Sì, di fronte alla casa c'è un parrucchiere per signora, ma abito al terzo piano, non al quarto. Forse ha confuso il pian terreno col primo piano.
Signori, previsione parzialmente inesatta. Prosegue. Là dove termina la sua via si trova forse una piccola piazza? E su tale piazza si trova una costruzione con degli archi? Sì. Previsione centrale. Ha una bella grafia, piuttosto rotonda? Sì. Questa persona ama molto le bestie e lei stessa ha disegnato un quadretto che raffigura uno scoiattolo. Questo quadretto le piace molto? È vero, sì. Ho fatto un acquarello che raffigura uno scoiattolo. È vero anche che amo gli animali. Non è stata recentemente in un macello dove ha visto cadere un animale? Una bestia morta si è abbattuta ai suoi piedi. Sì, è vero. Passavo davanti a una macelleria e un pollo mi è caduto quasi addosso. Era dentro un celofan, mi ha fatto molta impressione. In questi giorni ha avuto un'emozione molto forte causata da un accendisigari. Forse lo ha fatto cadere per terra oppure qualche altra cosa. Momento, scusi. Cos'è questa storia dell'accendisigari? Lei doveva regalarlo a un amico e poi non gliel'ha dato. È vero, sì. Io poi non l'ho più dato. Può darsi che sia stato meglio così. Signori, prego. Signori. Non ha avuto niente a che vedere con della frutta in questi ultimi tempi? No. L'avrà mangiata. Mi perdoni. Io sono certo che la signorina ha avuto a che fare con della frutta in un sacchetto recentemente. Mi dispiace, non me ne ricordo. Forse qualcuno al quale è molto legata ha avuto a che fare con della frutta. Qualcuno che in questo momento tiene molto, moltissimo a lei. Qualcuno dei presenti può spiegare questa mia impressione? C'è qualcuno in sala che ha avuto un piccolo incidente con della frutta? Si tratta di frutta schiacciata. Io sento veramente che questa cosa è avvenuta, che è in qualche modo significativa, che qualcuno può spiegare la mia impressione. La signorina ha avuto a che fare con della frutta. Un sacchetto di mele. Può spiegarci come, signorina? Ma sì, la storia del sacchetto di mele è accaduta a me, è vero. Mi sono caduta l'altro giorno per la strada, davanti alla scuola. Allora continuiamo. Chi è quel signore con i capelli brizzolati e i baffi? Ha un ritratto di questo signore in camera sua? Sì, ho il ritratto di mio padre, in camera da letto. Questo ritratto ha a che fare con un uomo che ha sofferto molto durante la guerra? È stato internato in un campo nazista. Non deve avere paura di dirlo. Sì. Ci sono passato anch'io, sai.
Vede dunque. Ecco, qui abbiamo toccato una caratteristica particolare di Gérard Loiset, che quando deve descrivere la persona che in futuro si siederà su una determinata sedia, di questa persona vede soprattutto il passato e quelle esperienze del suo passato che hanno suscitato in lui particolari emozioni. Questo rapporto associativo si verifica ancora di più quando Croiset sceglie da sé la sedia. Allora inconsciamente la sua scelta si posa su una persona che abbia subito esperienze fortemente emotive, corrispondenti a certi avvenimenti della propria vita. Ma anche quando la sedia viene scelta da altri, come in questo caso, Croiset tende a ricercare nella persona da descrivere eventi simili a circostanze accadute a lui stesso. Nell'esperimento di questa sera Croiset, abituato com'è a stabilire liberi rapporti fra passato e futuro, è risalito all'indietro addirittura di una generazione, cioè ha colto nel padre del soggetto dell'esperimento un lontano passato di sofferenza simile al suo. Prego. Ultima previsione. La ragazza porta scarpe nere. Scarpe nere lucide che hanno un taglio nella tomaia. Esatto. Anche il taglio? Non saprei, mi pare di no. Guardi bene se c'è il taglio, signorina. No, non lo so, può anche darsi. No, mi sono sbagliato. Sono certo di essermi sbagliato. Va bene. Grazie, signorina. Si può accomodare, grazie. Signori? Avete assistito a un esperimento stupefacente. 10 centri su 11 previsioni. Come avviene, non lo sappiamo ancora, ma avviene. La prova eseguita questa sera è uno dei contributi più importanti alle moderne ricerche parapsicologiche e nel campo della precognizione è forse l'esperimento scientifico più originale compiuto durante la nostra generazione. Chi ha presenziato a Norimberga alla previsione fatta dal signor Croiset? Abbiamo preparato l'esperimento con la collaborazione di testimoni serissimi, il professor Valoiser, la professoressa Marta Grossi. Ma come si può spiegare scientificamente la previsione del futuro? Nessuno, oggi, è in grado di spiegarlo in maniera definitiva. Naturalmente non mancano le ipotesi, alcune sconcertanti, altre più credibili, in quanto collegano questi fenomeni ai meccanismi dell'inconscio, cioè alla psicologia del profondo, che è una scienza già collaudata. Ma le prove che è tutto vero ci sono. Quando un sensitivo come Croiset centra quasi tutte le previsioni a sedia vuota, diventa una questione morale accettare o no questi esperimenti. Ma, a mio avviso, non è solamente questione di onestà critica. L'uomo della strada rifiuta la telepatia come cosa poco seria. Eppure, in una trasmissione telepatica, con un normale encefalogramma, si può registrare l'esistenza delle cosiddette onde alfa. È una prova, questa. L'uomo della strada si smarrisce davanti a questi fenomeni. Eppure, c'è stato un tempo in cui l'uomo si serviva quotidianamente di queste facoltà paranormali, così come c'è stato un tempo in cui gli animali avevano una conformazione sul tipo di quella. Oggi viviamo in un mondo dove la comunicazione extrasensoriale non serve più. Forse è per questo che ne abbiamo perduto l'uso. In un mondo tecnico, razionale, l'uomo sembra non aver più bisogno di sistemi di comunicazione irrazionali e inconsci.
Ma io non ne sarei tanto sicuro. Gli animali sentono le catastrofi prima che avvengano. Se questa è precognizione, non sarebbe utile anche a noi possederla. I sensitivi, come Croiset, sono come dei dinosauri. Sono degli individui che hanno conservato queste facoltà ormai scomparse in tutti gli uomini. Ma tutti possiamo avere il nostro dinosauro assopito dentro di noi. Cos'hanno di speciale i Croiset? Noi, a Utrecht, stiamo conducendo indagini, oltre che su di lui, anche su un certo numero di altri sensitivi. Naturalmente siamo tentati anche noi di formulare delle ipotesi teoriche sui fenomeni che registriamo, ma aspettiamo che ogni nostra idea possa essere verificata prima di dire, ecco, la previsione a sedia vuota avviene per questa ragione o per quella ragione, eccetera, eccetera. Chiediamo soltanto al pubblico di lasciarci per il momento discutere e indagare. Noi non evochiamo fantasmi, ma riflettiamo sui meccanismi ancora sconosciuti della psiche, su questi fenomeni che noi raggruppiamo sotto la sigla ESP. Grazie, professore. Altre domande? Tutte quelle cose, signor Croiset. Rita, le è piaciuto l'esperimento? Ha avuto paura? Non sempre. E allora, per aiutarla, le dirò che io sono uno che ha sempre paura. E chi ha paura sbaglia. Sbaglia a vivere, soprattutto. E toglie anche la possibilità di vivere giusto a chi gli sta vicino. È vero, signor Croiset. Anche suo padre aveva paura. Quando nel 38 cominciò la persecuzione degli ebrei qui in Italia, a lui esplose la paura dentro. Mi si domanderà, mi faccia sapere tutte queste cose, lei dimentica che io sono un veggente. Quello che viene da suo padre, che è entrato dentro di lei e la logora, deve cancellarlo, Rita. Ci avvelena la vita, ci toglie quello che abbiamo a portata di mano, l'amore, l'amicizia, la voglia di batterci per conquistare queste cose. Fantastico, signor Croiset. Io ho un nipotino che ha gli occhi come i suoi. È così carino. Quanti anni ha suo nipote? Ha 9 mesi. Si chiama Vincent. Ho anche altri 2 nipotini, molto simpatici. Ti piacerebbe conoscere Gita. E venga a aiutarmi. Domandi di me a chiunque. Le diranno dove sta. La mia famiglia sarebbe molto contenta di conoscerla. Arrivederci, Gita. E la prego, non mi consideri uno stregone. Io volevo dirle una cosa. Il taglio nella tonaglia ce l'ho sul serio. Mi scusi. Lo sapevo, ma non ha molta importanza.
l'amicizia, la voglia di batterci, l'amore, l'amicizia. Di Verona è stato il più bello esperimento della mia vita. A Verona ho capito cose molto importanti, ma è certo che riprenderemo l'esperimento al fine di perfezionarlo. Solo così le mie doti possono essere utili alla ricerca sull'uomo, sul grande e meraviglioso mistero che è l'uomo e che cominciamo appena a conoscere.